nostro giro naturalmente non può mancare la pizza acrobatica. Insomma, presidente, cosa state proponendo qui a Expo Cook? Allora, l'Expo Cook per noi è una vetrina importantissima a livello internazionale. Poi da siciliano, anche se vivo a nord per il lavoro, per il nostro mulino, diciamoci che è tutto nato a Mazara del Vallo 30 anni fa, dove i nostri ragazzi proprio quest'anno al campionato del mondo a Rimini hanno vinto proprio singolarmente, gara doppia, insomma 8 podi, la Sicilia è stata sul tetto del mondo. Credo che è qualcosa chi è siciliano può capire, siamo molto soddisfatti e orgogliosi di essere siciliani. Siamo orgogliosi anche noi, ma io qua mi ritrovo un giudice di Pizza King, ragazzi. Ma come stai? Dopo il famoso progetto Pizza King mi sono ripreso, anche perché lì sono state settimane di emozioni, quindi è stata una bella cosa. Poi condivido con mio fratello questo progetto delle gare di abilità, quindi pizza acrobatica, pizza larga, eccetera, eccetera. E in questo contesto l'Expo Cook ci stiamo proponendo, a parte le nostre aziende, insomma, il nostro modo di fare, che pure è una bella cosa. Cioè interagire la parte folcloristica, quindi la pizza acrobatica, la pizza larga, al buon mangiare, quindi a fare una buona pizza, secondo me è in connubio perfetto. Ma noi siamo venuti per questo, per mangiare. Non è che noi andiamo. Ma c'è anche il vincitore di Pizza King, ragazzi. Dov'è? Chiamiamolo. Fallo venire, guarda che meraviglia che stiamo vedendo, insomma, questi sono dei grandi campioni, guardate questo piccoli, eccolo qua, come stai? Buongiorno a tutti. Allora, tu hai sempre delle frasi molto... Che cosa stai facendo qui? Allora, stiamo facendo un piccolo spettacolo insieme alla mia seconda famiglia, a Befo, Caccelo Presidente, Caccelo Frate, che è il mio professore. Che la mia prima pizza fu stata fatta con lui 3 anni fa. Ma già le tiravi anche in aria oppure? No, sì, ora 4 mesi. C'è l'altro frate, possiamo chiamare? Lo possiamo chiamare, noi chiamiamo tutti qua, facciamo questa cosa. Ciao. Tu sei il frate, dice. Il fratello. È il campione del mondo di quest'anno, singolo. Il campione del mondo, cioè, hai capito, ragazzi? Non è che qua sbucciamo gamberetti noi, eh? Attenzione, forse ci siamo capiti male. È lo frate di Sarge. Ah, lo frate di. È mio figlio acquisito lui. Sei frate. Ha diventato ufficialmente il mio terzo padre. Terzo. E già Luigi è quale. Figlio di buona madre, non so se l'avete capito, insomma, è quello. Ma quanti papà c'ha? Ma quanti ne ha papà? Che numero sono? Dal primo al terzo? Vabbè, noi abbiamo capito comunque che questo è un bel padiglione 15 dove potete venire a degustare le pizze, a vedere spettacolo anche, perché insomma c'è. Presidente, prossimi impegni? Allora, prossimi impegni, abbiamo delle manifestazioni importanti, tra l'altro all'estero, dove rappresenteremo il freestyle nel mondo parlando la lingua siciliana. Che meraviglia, bravi, bocca al lupo, buon lavoro, ciao.